Buon pomeriggio, benvenuti in questo accaldato e accalorato pomeriggio di luglio. Siamo ancora a luglio, quindi ancora possiamo parlare di questo mese. Siamo ormai con un piede su agosto, siamo a metà di questa estate, ma stiamo già pensando ovviamente al nuovo anno. E quindi, dopo il grande lavoro che c'è stato dalla nostra redazione di questi mesi, siamo pronti per presentarvi la nostra nuova proposta per step by step per il 2024 e il 2025. Quindi grazie davvero per essere qua numerosi appunto in questo momento così particolare. Si vede che c'è davvero, insomma, attesa per le nuove proposte che quindi vi andremo oggi a presentare. Avremo anche qui con noi delle autrici, nuove autrici che vi andremo a presentare durante questo incontro, ma partiamo in ordine. Do la parola subito a Valentina Mollino, redattrice proprio della rivista Step by Step, che vi presenterà questo bellissimo programma e questo progetto per chi ancora non lo conosce. A te Valentina la parola e ricordo che per le domande lasciamo lo spazio alla fine oppure potete utilizzare la chat e i commenti di Facebook. A te la parola e buon ascolto. Grazie mille Francesca, ciao a tutti, sono Valentina Morlino e mi occupo della redazione di London Teach. Oggi vi illustrerò tramite questo webinar chi siamo, per chi ancora non ci dovesse conoscere. Parlerò di tutto ciò che è presente sul nostro sito e poi dei nostri abbonamenti. Parto subito con una slide di presentazione per illustrarvi. Eccoci qua. Chi siamo? Allora, per chi non ci dovesse conoscere, London Teach è un progetto al cura del gruppo di ricerca e di sperimentazione didattica Archimedes, che offre alle insegnanti di lingua inglese, materiale didattico semplice e pronto da utilizzare in classe. Sul nostro sito abbiamo tantissime risorse divise tra risorse didattiche, lesson plan, storytelling, school blog, eccetera, eccetera. Partirei proprio con illustrarvi come è strutturato il nostro sito partendo dalle risorse didattiche. Queste risorse, così come i lesson plan, gli storytelling, eccetera, sono mirati per le insegnanti della scuola primaria e dell'infanzia e sono tutti quanti divisi per livelli e topic. Teach, appunto, vedere le risorse didattiche presenti che si dividono anche per tipologia di attività. Tra le che abbiamo le flashcards e i games. Quindi attraverso attività ludiche e interattive i nostri studenti possono consolidare il proprio vocabolario in modo divertente e coinvolgente. Abbiamo anche gli arts and crafts, quindi lavoretti, progetti artistici originali tramite i quali i nostri studenti possono esprimere la propria creatività mentre imparano l'inglese in modo stimolante. Abbiamo tantissime canzoni, tutti quanti noi sappiamo quanto siano un'importante risorsa didattica per stimolare l'ascolto, l'intonazione, la comprensione auditiva nella lingua inglese. E poi abbiamo i worksheets, ovvero le classiche schede didattiche attraverso le quali attivare attività strutturate, mirate, per far sì che i nostri studenti possano applicare le nozioni apprese in modo individuale, in modo autonomo. Abbiamo i lesson plan, quindi sul nostro portale, sul nostro sito, abbiamo una vasta gamma di lesson plan innovativi su argomenti coinvolgenti. Per esempio, abbiamo lesson plan intitolata Things in the Bathroom. Quindi i nostri bambini possono scoprire e consolidare i vocaboli relativi a tutti gli oggetti che si trovano in questa stanza. Un altro lesson plan che abbiamo molto gettonato si intitola Type of Houses,
quindi un lesson plan dedicato a diverse tipologie di case, e poi qui abbiamo l'immagine di un riccio, quindi si può ben capire un lesson plan autumn, tema autunnale. Vi ho parlato anche di storytelling. Gli storytelling proposti da Uno Teach guidano i nostri bambini in un viaggio educativo emozionante, e si sa, tutto ciò che emoziona è più memorabile. Anche i nostri storytelling affrontano tematiche diverse. Gli storytelling bellissimi che abbiamo sul nostro sito sono, per esempio, Grandma in the Kitchen, quindi Nonna in cucina. Qualche giorno fa è stata la giornata mondiale dei nonni, ce ne sono quattro in tutto l'anno, ed è un lesson plan davvero molto molto carino. Un altro sulla festa del papà, e un altro storytelling che abbiamo molto carino e molto visto è This is my school. I lesson plan e gli storytelling coprono appunto una vasta gamma di tematiche e sono adattabili a diversi livelli scolastici. Nel senso che noi abbiamo una barra di ricerca in cui possiamo scrivere una parola chiave in base al topic che stiamo cercando, oppure cliccare sulla barra vocabulary in cui sono presenti tutti i tipi di topics che abbiamo messo a disposizione, o altrimenti cliccare su livello scolastico. Alcuni lesson plan però e alcuni storytelling sono un po' jolly, nel senso che non soltanto, non ricoprono soltanto un livello, ma ne possono coprire due o addirittura tre. All'interno dei lesson plan e storytelling ci sono dei quick tips che spiegano un po' come poter adattare questi materiali a livelli diversi, e quindi ecco, riescono a soddisfare le esigenze specifiche sia degli studenti che delle insegnanti. Sul nostro sito abbiamo anche il progetto di Valentina and Friends, un progetto al quale sono molto legata perché mi vede proprio coinvolta in prima persona. Che cos'è? Allora, sono una serie di video e canzoni interamente in inglese, divisi per livello e topic, accompagnati da un lesson plan. In questo video, queste canzoni, c'è Valentina, la protagonista che sarei io, che recita e vive delle avventure con i suoi friends, dei simpaticissimi puppets. Questi video sono molto carini, si possono utilizzare in classe, insieme appunto al lesson plan, per introdurre e o ripassare, consolidare vocabulary in maniera divertente e originale, spezzando appunto la solita routine. Questo rende naturalmente l'apprendimento più coinvolgente e più memorabile, ed è sicuramente qualcosa di diverso rispetto ai materiali che abbiamo nei nostri libri di testo. I puppets di cui vi parlavo prima sono questi qui. Potete vedere appunto una foto dei miei amici. Abbiamo Charlie, la scimmia, la bambina Maggie, il bambino Tim, il pupazzo blu che si chiama appunto Blue, e il topolino che è Oscar. Sull'Hondo Teach potete trovare anche un webinar gratuito per sapere di più e conoscere come proprio sfruttare al meglio questa risorsa, perché oltre al lesson plan che accompagna i video e le canzoni, grazie a questo webinar potete capire come sfruttare o quali sono le altre idee che possono, o le altre attività che potete aggiungere a quelle già proposte. Perché, per esempio, da questi video potete partire e fare anche dei percorsi di storytelling, perché questi episodi sono proprio delle storielline piccole, corte, che potete utilizzare in classe, alle quali potete far partire davvero, davvero tante attività. Quindi non perdetevi questo progetto, andatelo a guardare, andate a vedere soprattutto questo webinar gratuito per scoprirne di più. Sul nostro sito abbiamo lo school blog. Lo school blog è una pagina in cui potete trovare tanti articoli interessanti su approfondimenti, curiosità, news provenienti dal mondo della scuola. Sono usciti tantissimi articoli molto interessanti. I più recenti sono i symbols di Sloan, come aiutare i bambini con dislessia a leggere in inglese, eccetera, eccetera. Davvero articoli interessanti con cui possiamo approfondire tanti argomenti che ci stanno a cuore.
pagina webinar, che è corredata da materiali scaricabili in PDF e link. Quindi, una volta che vi siete registrati al webinar, non soltanto potrete rivedere il webinar tutte le volte che volete, ma potete proprio scaricare tutti i materiali e qualsiasi sito o link di canzoni citati nel webinar saranno presenti e scaricabili. Quindi potete trovare tranquillamente sul sito di London Teach. I webinar che abbiamo fatto uscire, che hanno avuto una grande popolarità, sono stati per esempio quello di come sviluppare le speaking skills attraverso il role playing. Un altro molto carino è stato come promuovere la cultura e la consapevolezza interculturale. E veramente ci sono webinar per tutti i gusti, ce ne abbiamo tantissimi e affrontano davvero diverse tematiche molto molto interessanti. Quindi sul nostro sito abbiamo sia materiale didattico ma anche tanta formazione da parte di professionisti del settore. I nostri webinar parlano appunto dei professionisti, degli insegnanti, abbiamo speaker diversi, collaboratori diversi. E poi è giunto il momento di parlarvi della nostra punta di diamante, la nostra rivista che si chiama Step by Step. Le nostre riviste sono digitali e appunto sono per la didattica della lingua inglese alla scuola dell'infanzia e primaria. Le riviste contengono un po' tutto quello che abbiamo sul nostro sito, quindi sono davvero molto ricche. Abbiamo proposte didattiche, lesson plan, storytelling, materiale scaricabile, un teacher's corners, quindi una specie di school blog, consigli di lettura, un fumetto in inglese, articoli di approfondimento didattico, quindi sono davvero, davvero molto ricche. E appunto non mi resta che illustrarvi gli abbonamenti che abbiamo pensato per voi. Quest'anno abbiamo pensato di offrirvi tre tipi di abbonamenti alle nostre riviste. Abbiamo l'abbonamento Step by Step settembre 2024, agosto 2025, settembre 2023, agosto 2024 e infine settembre 2022, agosto 2023. Andiamo a vedere il primo. L'abbonamento settembre 2024, agosto 2025 comprende 8 riviste digitali. Ricordo ancora una volta che le riviste contengono materiali scaricabili, quindi tutto ciò che trovate nelle riviste è pronto per essere utilizzato in classe. Quindi paradossalmente potete anche leggere un lesson plan 5 minuti prima di entrare in classe, stamparvi, scaricarvi tutto il materiale e non dovete pensare più a niente, perché i nostri lesson plan sono strutturati veramente step by step, quindi fase dopo fase. Tutto è molto chiaro e tutto appunto è pronto per essere utilizzato nell'immediato. Abbiamo qui un'immagine, potete vedere le nostre bellissime riviste. Abbiamo A Trip Through History, speciale Welcome Back. In questa rivista, improntata sul CLIL, impareremo quali sono le più importanti invenzioni sumere, scopriremo alcune civiltà antiche come quelle dei Greci e dei Romani, costruiremo un emo da centurione, una piramide in 3D e poi con lo speciale Welcome Back conosceremo le classroom rules, ripasseremo il lessico appunto legato agli school objects e welcome back. Un'altra rivista è Halloween, speciale autunno. Conosceremo per esempio i principali vocaboli legati a questa festività e faremo un percorso CLIL molto interessante sul ciclo vitale di una zucca e costruiremo uno spaventapasseri, quindi c'è anche un lavoretto molto carino. Abbiamo l'altra rivista che è Daily Routine Speciale Family, in cui costruiremo un lapbook sulle daily routines, distingueremo le azioni che vengono svolte during the day e quelle during the evening, during the night, e ci divertiremo con giochi e attività a tema family. Poi abbiamo la nostra rivista intitolata Christmas, speciale Boxing Day, una rivista molto carina in cui scopriremo i termini legati al Natale e ci innamoreremo di un bellissimo percorso di storytelling in cui impareremo l'importanza di donare attraverso la festività del Boxing Day.
L'altra rivista che abbiamo è Winter, speciale Giornata della Pace. In questa rivista faremo dei giochi e delle attività a tema Winter e leggeremo una storia speciale sulla pace. Rifletteremo proprio su questo tema importantissimo oggi più che mai. Abbiamo pensato di dedicare una rivista su questo tema perché è veramente un tema importante e pensiamo che sia importante portarlo anche in classe. L'altra rivista che abbiamo è Music, speciale Carnival. Ci divertiremo a suon di musica con attività volte all'apprendimento della lingua inglese attraverso le songs, le canzoni e conosceremo anche le maschere tipiche di Carnevale. Abbiamo anche Easter, speciale Primavera. In questa rivista impareremo gli Easter Vocabulary, faremo delle attività rivolte anche a una delle stagioni più belle, che è quella della primavera, e in questa rivista è presente anche uno storytelling sul St. Patrick Day, quindi non perdetevela, perché è una rivista davvero molto molto interessante. E infine, l'ultima rivista di questo abbonamento si intitola Sport Speciale Healthy Eating. In questo momento stanno svolgendo le Olimpiadi, quindi casca proprio a pennello. Impareremo i principali sport in inglese e ci divertiremo con tantissime TPR activities, che sappiamo bene, rendono l'apprendimento ancora più memorabile e stimolante. E poi conosceremo i cibi salutari, focalizzandoci soprattutto sulla frutta estiva. Quindi questo è quello che offriamo con il nostro abbonamento settembre 2024, agosto 2025. L'altro abbonamento che abbiamo è Step by Step 2023-2024 e questa volta il nostro abbonamento include 5 riviste digitali. Nello specifico abbiamo Welcome Back. In questa rivista ripasseremo gli school objects, i feelings, le emotions, attraverso un carinissimo storytelling del Color Monster e capiremo come presentarci in lingua inglese, quindi le cose principali che si affrontano durante i primi giorni di scuola. L'altra rivista è Wonderful Christmas, quindi scopriremo tante idee per decorazioni da mettere in classe, attività divertenti, canzoni, storie natalizie. L'altra rivista che abbiamo è Winter, speciale Circus. Anche qui un doppio tema. Conosceremo le principali figure del circo, ci improvviseremo clown per un giorno, quindi un'attività molto molto carina, e scopriremo poi quali sono gli animali che vanno in letargo e qual è la frutta invernale. Un'altra rivista che abbiamo si intitola Fun in the Sun, speciale Easter, quindi in questa rivista ci sono tutte le outdoor activities. Quindi conosceremo alcune tradizioni pasquali, poi provenienti da diverse parti del mondo, e faremo un percorso CLIL sulle diverse parti di un fiore primaverile. L'ultima rivista si intitola The Space, speciale Summer. Anche qui una parte della rivista è dedicata al CLIL. Approfondiremo la figura dell'astronauta Samantha Cristoforetti. Impareremo le fasi lunari, costruiremo un razzo e conosceremo alcune attività divertenti da svolgere durante il periodo estivo con i nostri alunni. Infine, l'ultimo abbonamento che abbiamo, Step by Step 2022-2023, include 4 riviste digitali. Nello specifico abbiamo la rivista Wild. Ci trasformeremo in animali selvatici, scopriremo il mondo dei volatili e partiremo per un viaggio in diversi ambienti terrestri. L'altra rivista che abbiamo si intitola Superheroes, diventeremo supereroi della corta differenziata, scopriremo i veri eroi che ci circondano, quindi le persone che sono in mezzo a noi e scopriremo il mondo dei supereroi a fumetti, quindi ci sarà una parte, delle pagine dedicate molto molto carine. L'altra rivista si intitola Water, impareremo a risparmiare l'acqua nella vita di tutti i giorni, scopriremo le molteplici proprietà di questo elemento e faremo tanti esperimenti con l'acqua, quindi conosceremo questo elemento in toto. L'ultima rivista
weird, strano. E grazie a questa rivista scopriremo che ciò che rende, che ciò che è strano in realtà ci rende unici. Conosceremo alcune strane creature mitologiche e stabiliremo un nostro personale Guinness World Record. Riviste quindi che affrontano tematiche davvero molto originali, diverse da ciò che troviamo in giro e soprattutto da ciò che troviamo nei nostri libri di testo. Se volete scoprire di più su questi abbonamenti, abbiamo delle pagine dedicate, quindi che adesso vi illustrerò. Quindi se volete sul nostro sito Step by Step, sul nostro sito, scusate, London Teach, abbiamo appunto le pagine dedicate a questi abbonamenti in cui potete vedere le immagini delle riviste, delle copertine delle riviste, cosa include il nostro abbonamento, quindi di volta in volta è specificato tutto ciò che è incluso e perché naturalmente sceglierci. Sceglieteci perché i nostri materiali sono di qualità. Le nostre riviste sono curate da esperti del settore, garantiscono contenuti di alta qualità, scaricabili, pronte all'uso, sempre aggiornate con le ultime tendenze. E poi per la convenienza e sostenibilità, è un qualcosa che ci teniamo particolarmente, quindi optare per delle riviste digitali significa contribuire alla riduzione dell'uso di carta. Aiutiamo l'ambiente, ma risparmiamo anche spazio nella nostra libreria. Quindi, grazie a questi formati digitali, siete voi a decidere, i materiali di cui avete bisogno e quelli che dovete necessariamente stampare. Quindi avete una pagina dedicata, se volete, potete vedere poi nello specifico, rivista per rivista, un po' una descrizione di quello che contiene. Ancora una volta con la copertina che vi illustrerà appunto la tematica principale e potete scorrere, ci sono anche delle, potete cliccare su sfogli, una volta che vi siete abbonati potete cliccare direttamente da qui e leggervi la vostra rivista che è disponibile e visibile su tutti i tipi di dispositivi online, quindi tablet, PC, mobile phone. Chiudo qui e adesso vi parlo dei pacchetti che abbiamo pensato, perché non soltanto potete decidere di acquistare i singoli abbonamenti, ma abbiamo pensato anche di offrirvi dei pacchetti. Per chi volesse acquistare tutti i materiali e quindi avere veramente un mondo di riviste digitali, materiali, video, schede a propria disposizione, abbiamo due pacchetti. Il primo pacchetto in cui potete vedere una scontistica interessante, il 25% di sconto, che include l'abbonamento alla rivista digitale 2024-2025, quella del 2023 e del 2024 e 2022-2023. Quindi con questo pacchetto avete tutto. Con il secondo pacchetto avete la rivista che è scontato del 15%, avete la rivista digitale 2024-2025 e quella del 2023, quindi l'abbonamento 2022-2023. Anche questo è un ottimo pacchetto ricco di risorse. Tutti i nostri abbonamenti vi offrono un accesso illimitato, quindi nel momento in cui avete effettuato l'abbonamento potete rivederle tutte le volte che volete, quindi accesso illimitato da subito. Verrete poi avvisati tramite newsletter quando usciranno i vari materiali, le varie riviste sul nostro sito e quindi ecco tutto quanto è spiegato qui. Se avete qualche domanda potete contattarci tramite info@londonteach.it. Oggi poi abbiamo anche la fortuna di avere alcune delle nostre autrici presenti che vi illustreranno un lesson plan, uno storytelling a cui stanno lavorando, quindi che stanno scrivendo in questo momento e che troveremo nel nostro abbonamento. Adesso passerò la palla a loro. Intanto vi ringrazio per l'attenzione.
Sì, passo la palla alle nostre autrici. Sì, allora facciamo, intanto grazie, stanno già iniziando le domande, ma le raccogliamo e magari diamo un feedback, un giro generale alla fine di questo incontro. Chiedo alle formatrici allora magari di palesarsi, magari facciamo un giro di saluti generali di tutte e dopo diamo la parola insomma, a ciascuna di voi. Quindi se volete intanto salutare così. Ciao a tutti, sono Melinda Genovese, una nuova autrice London Teach. Grazie Melinda. Ciao a tutti, sono Miriam Marchioni, un'autrice London Teach. Grazie Miriam. Vediamo se non abbiamo persa la terza. Vado alla ricerca. No, probabilmente c'è stato qualche problema tecnico. Niente. Allora, grazie a voi. Iniziamo da Melinda Genovese e poi passiamo a Miriam Marchioni. Quindi grazie a voi e prego Melinda. Buonasera a tutti, come ho anticipato sono la nuova autrice London Teach. Per l'anno scolastico, per il prossimo anno scolastico mi occuperò essenzialmente del livello 1, quindi la fascia di età 5-6, e del livello 3, quindi fascia di età 9-10. Già nei primi numeri della rivista mi occuperò di alcuni topic, tra cui Halloween, con dei giochi di flashcard, quindi giochi per promuovere e approfondire il lessico legato a questa festività. Ma anche dei guessing game, sempre grazie all'utilizzo di flashcard, i bambini hanno la possibilità di indovinare degli oggetti caratteristici legati a dei personaggi tipici di questa festa, quindi anche diciamo, un modo per coinvolgerli direttamente in maniera interattiva, approfondendo appunto il lessico tipico di questa festività, ma anche in maniera trasversale approfondire altri topic come per esempio le parti del corpo, quindi costruire per esempio insieme alla classe un mostriciattolo di Halloween e poi anche una craft activity in cui i bambini stessi verranno coinvolti nella creazione di questo mostriciattolo di Halloween. Questa è una delle attività che proporremo appunto in occasione di questa festività. Io mi occuperò anche di altri topic come Christmas, per esempio, e anche music, poi successivamente. Lascio la parola alle mie colleghe che vi illustreranno, insomma, i loro topic, il loro lesson plan. Grazie. Grazie Melinda, ciao a tutti, io sono Miriam Marchioni, per chi c'era già con noi, io ho già lavorato come autrice per London Teach per la fascia di età della scuola dell'infanzia, mentre quest'anno mi occuperò dei 5-6 anni. Vi spiego un pochino come sono strutturate in genere le mie lezioni, quindi i miei lesson plan, in particolare focalizzandomi su un lesson plan sulla daily routine, così sapete un po' che cosa vi aspetterete. Io parto sempre dall'utilizzo di flashcards che vengono utilizzate fin da subito per introdurre l'argomento, ma già per iniziare una piccola interazione. Quindi subito si ascolta, si ripete, per poi passare al gioco. Quindi le flashcards vengono sempre utilizzate anche nel momento del gioco. C'è sempre anche un momento di ascolto con l'uso di canzoni, ascolto ma anche un gioco attivo, quindi i bambini ascoltano, poi cantano insieme all'insegnante, si muovono, nel caso della daily routine appunto mimano le azioni della daily routine che trovano anche nelle flashcards, poi l'insegnante fa alcune domande ai bambini, quindi c'è anche un esercizio di comprensione. Per poi passare ai giochi e ai crafts. In particolare nella lezione della Daily Routine troverete il gioco What's the Time, Mr. Wolf? Riadattato in What's the Routine, Mr. Wolf? Quindi i bambini si divertiranno a dover ascoltare una routine indicata da un compagno e mimarla. Ci saranno giochi a squadre guidati dall'insegnante.
E poi ci sarà un craft da fare, quindi si occuperanno di fare una daily routine chart per avere tutte le routine suddivise nell'arco della giornata. Insomma, c'è spazio sia per attività più tranquille, attività di riflessione, sia per attività molto giocose. Chiaramente i bambini vengono coinvolti in gruppo, singolarmente o anche a coppie a seconda del loro carattere e delle loro competenze, quindi c'è spazio davvero per tutti. Spero che apprezzerete anche quest'anno il mio lavoro e che potrete utilizzarlo con i vostri alunni. Grazie mille. Grazie mille quindi alle autrici che hanno presentato la loro proposta e che quindi ritroveremo nel corso dei prossimi mesi da settembre con la partenza del nuovo anno. Allora, avete capito un po' la struttura, anche magari per chi è nuovo, ma ho già visto che c'è qualcuno che già ci segue. Perché chiedevano ovviamente i materiali dell'anno scorso. Quindi magari ti faccio, Valentina, qualche domanda che è diciamo saltata all'occhio e rispondiamo. Allora, l'abbonamento, quindi quello relativo alle. Aspetta che ritrovo la domanda, così la leggo per bene. Quindi le riviste del 23-24 che si stanno presentando sono quelle dell'anno scorso dell'abbonamento Plus? Sì, esatto. E noi quest'anno abbiamo chiamato i nostri abbonamenti step by step e li abbiamo divisi per anno. Precedentemente avevamo gli abbonamenti che si chiamavano London Teach Plus e London Teach Premium. Le persone che si erano abbonate con questi nomi, quindi con London Teach Plus e London Teach, non hanno fatto questi abbonamenti premium, hanno ricevuto una mail con presente un link che le manda a una pagina a loro dedicata. Quindi loro potranno continuare ad accedere a questa pagina, accedere a scaricare tutti i materiali, a leggere le riviste per le quali si sono abbonati, appunto attraverso questa pagina, perché non le vedranno sul sito di London Teach, ma cliccando sul link che li porterà direttamente a una pagina a loro dedicata. Perfetto, Quindi. infatti c'è qualcuno che non ha visto questa mail, ve la ricordiamo, è stata inviata oggi, quindi fate attenzione che non sia finita in spam o in posta indesiderata, probabilmente la rinvieremo più avanti in modo da Esattamente. ricordarvi Sì, sì, sì. questa peculiarità. Perfetto, andando avanti con le domande, si possono pagare con carta del docente? Assolutamente sì, questa posso rispondere anche io da un punto di vista tecnico. Avete come modalità di pagamento carta docente, PayPal e bonifico bancario. E andiamo su qualcosa di più invece legato ai contenuti della didattica. Quanti lesson plan contiene una rivista? Ci sono testi con domande, flashcard con vocabulary? Allora, la rivista dipende perché non abbiamo un numero fisso di pagine, ma possiamo parlando in generale, la rivista ha un editoriale, un teacher's corner e dopo abbiamo, nel caso in cui ci fosse la doppia tematica, un lesson plan dedicato all'infanzia, uno di livello 1, uno di livello 2 e di livello 3. Più uno storytelling dedicato a un topic, per esempio, non so, welcome back, e poi uno storytelling, una classe infanzia e un lesson plan 1, 2, 3 per lo speciale. A questo si aggiungono i consigli di lettura, quindi potete trovare dei libri da cui far partire dei percorsi di storytelling interessanti. Abbiamo delle schede didattiche. Video, link, materiali da poter utilizzare in classe, un comic break, quindi c'è un fumetto interamente in inglese che potete leggere insieme ai vostri alunni. Di volta in volta ci sono episodi diversi, ci sono due personaggi, Cat e Dogo, che ne combinano davvero di tutti i colori.
E da quest'anno il Valentino and Friends, lesson plan di Valentino and Friends, lo troverete in esclusiva in abbonamento nella rivista. Quindi i vecchi video di Valentino and Friends, quindi quelli che già sono sul sito, che sono gratuiti, sono disponibili a tutti quanti e potete trovare il video dell'episodio, la canzone e il lesson plan. I nuovi invece, per i nuovi funziona che il video e la canzone saranno ancora presenti sul nostro sito e sono gratuiti, quindi accessibili da tutti, però il lesson plan sarà oggetto esclusivo di chi ha fatto l'abbonamento perché sarà all'interno delle nostre riviste digitali. Perfetto, E grazie. inoltre abbiamo anche un Lexicon. Quindi alla fine di ogni rivista ci sono quattro pagine dedicate ai vocabolari principali presenti nella rivista che funzionano un po' da glossario, ci sono appunto delle paroline da ritagliare e attaccare sull'immagine corrispondente, quindi qualcosa da consegnare agli alunni di volta in volta. Perfetto, allora hai già un po' anche in parte risposto ad un'altra domanda che proprio chiedeva se c'erano delle attività graduate per difficoltà in base ai livelli delle classi e dell'età dei bambini. Quindi se puoi magari dai un accenno in più in questo senso. Sì, allora le attività sono appunto graduate e sono per livelli. Livello 1 che significa 5-6 anni, 2, 7, 8 e 3, 9, 10. E poi abbiamo la classe infanzia. Quindi Perfetto. le altre riviste sono veramente molto molto ricche di materiali e all'interno di ogni lesson plan trovate anche dei quick tips o Clear tips, quindi molto spesso da un lesson plan si può partire e fare un percorso CLIL, per esempio, e quindi ci sono qualche tips, qualche suggerimento che è molto interessante che potete seguire, o quick tip, soprattutto se abbiamo bambini con dislessia, eccetera, eccetera, sono dei quick tip a loro dedicati, o se abbiamo classi poco numerose o classi molto numerose, come adattare diversi materiali. Nei quick tip magari viene specificato se vogliamo rendere questa attività diversa, se farla per esempio in gruppi, a coppie o come attività individuale e come farlo, se ci sono dei worksheets in più per farla svolgere individualmente, viene specificato nel quick tip, potete cliccare il materiale direttamente da lì. Ce ne sono veramente di tutti i tipi, quindi sì, la rivista è davvero molto ricca, proprio per accontentare un po' tutte le vostre esigenze. E poi sul sito comunque abbiamo delle riviste digitali free, gratuite, che sono le primissime riviste di Step by Step, che se volete potete leggere perché appunto sono gratuite per farvi un po' un'idea di quello che è il nostro prodotto. Nelle riviste che sono uscite gratuite sono invece divise per classi e non per livelli. Dopo abbiamo deciso di dividerle per livelli per uniformarle un po' a quelle che abbiamo sul sito, perché siccome i nostri materiali sul sito sono divisi per livelli, abbiamo voluto fare la stessa cosa anche sulle nostre riviste. Però gli abbonamenti nuovi rispetto alle riviste gratuite che potete leggere tranquillamente sul nostro sito sono ancora più ricche. Quindi sì, potete farvi un'idea, ma non è veritiera perché sono ancora più ricche, ci sono ancora più materiali. Quindi, Diciamo che e ci si fa soprattutto un'idea della qualità, ecco. l'idea della qualità sicuramente, però le nostre riviste, queste che abbiamo appunto, che vi ho illustrato in questi diversi pacchetti, sono ancora più ricche e alcune di loro affrontano un doppio topic, proprio per accontentare, per esempio abbiamo deciso di trattare festività, giornate mondiali, quindi doppio topic significa doppi lesson plan, materiale aggiuntivo in più, insomma. Grazie. Hai citato appunto ogni tanto delle specifiche anche appunto di attività per bambini con dislessia. Infatti, un'ultima domanda era se ci sono anche materiali per studenti con certificazioni o sostegno oppure devono essere riadattati a quelli presenti. Ci sono materiali, qualora non ci fossero, nel Quick Tip, nei Quick Tips ci sono scritti come, per esempio, adattare questi materiali o
più che materiali, proprio come cambiare l'attività. Per esempio, mi viene in mente un'attività in cui c'era scritto di scrivere il finale, di inventare il finale di una storia e di scriverlo per alunni con dislessia, quindi con alcune problematiche, eccetera, eccetera. Invece di far scrivere loro il finale, possiamo cambiare attività e possiamo fargli disegnare il finale. Quindi ecco, nei Quick Tips più potete trovare o materiale adatto a loro o proprio dei suggerimenti di come diversificare l'attività e fargli fa e far fare qualcos'altro, proporre qualcos'altro. Perfetto, allora vado a vedere anche su Facebook se ci sono domande. Comunque sul nostro sito di London Teach trovate proprio questo menu, insomma, abbastanza intuitivo, dedicato appunto alle risorse didattiche, il lesson plan, lo storytelling, Valentina Influencer, la rivista, gli abbonamenti, i webinar, perché trovate anche una sezione appunto dedicata ai webinar, ovviamente quelli che si sono svolti nell'annata passata e che quindi sono accessibili, quelli gratuiti ancora tutt'oggi, dove troverete ovviamente la registrazione anche di quelle di quest'anno. Ci saranno anche dei webinar a pagamento, invece con delle tematiche particolari da affrontare? Ci saranno, stiamo in questi giorni programmando la programmazione, quindi con precisione non possiamo ancora darvi le date e i topics perché stiamo decidendo cosa fare, e quindi è in fase di valutazione se fare appunto ulteriori webinar a pagamento. Quindi state, diciamo, pronti, perché potrebbe esserci anche questa ulteriore opportunità proprio anche per interagire direttamente con i formatori e le formatrici proprio su argomenti, tematiche particolari e quindi anche avere modo di avere un confronto diretto con loro. E Prego. anche online l'opuscolo con tutto il programma di questo nuovo anno scolastico. Quindi se andate sul nostro sito potete trovare l'opuscolo e è specificato sia quello, tutte le nostre riviste, quindi quando usciranno, in che mese usciranno, ma anche quello che pubblicheremo sul nostro sito mese per mese. Quindi già da adesso potete vedere tutta la nostra programmazione e tutti i materiali, inclusi i webinar che devono uscire e che abbiamo già fissato sin da ora. Quindi potete Perfetto. farvi già da subito di tutto quello che sarà disponibile sul sito gratis e di quello che uscirà e di quello che è incluso invece nell'abbonamento in esclusiva per voi. Esatto, grazie, esatto. No, anzi, ringraziamo Silvia che ha prontamente, come si dice, condiviso in chat di Zoom l'opuscolo, quindi grazie davvero per questa cortesia. Un'altra domanda, se c'è data di scadenza per fare l'abbonamento? No, potete abbonarvi, appunto, accedervi quando volete, è comunque retroattivo, giusto? Quindi se vi abbonate a novembre, facciamo ipotesi, novembre 2024, vedrete ovviamente anche le riviste che ci sono state a settembre-ottobre, quindi in questo non abbiate timore. È ovviamente tutto il è, diciamo che è un pacchetto che va a numeri, okay, di riviste, non diciamo a tempo, anzi rimarranno a voi accessibili. Vedo una mano alzata da Lucien Centi, se vuole intervenire per la domanda. Non so se Lucien Centi Caramelli ci sente, se vuole fare la domanda, se no è sempre attiva la chat. No, forse non ci sente o è stato un errore. Niente. Allora, in merito, vedo un'altra domanda sulla differenza rispetto all'anno scorso. Ribadiamo che è stata inviata una mail proprio oggi a tutti gli abbonati dell'anno scorso, proprio per farvi accedere da una mail ad una pagina dedicata dove potrete trovare tutte le risorse, che sono ovviamente vostre di diritto perché eravate già abbonati. Quindi andate a vedere questa mail, andate a cercarla, magari finite spam in posta indesiderata, qualche posta particolare, insomma, ed è stata insomma invece persa. Prego, Valentina.
Sì, non vi preoccupate perché nei prossimi giorni comunque invieremo un'ulteriore mail, quindi se vi siete persa la prima non vi preoccupate, invieremo un'altra mail in cui potete trovare il link con la pagina voi dedicata. Quindi non vi preoccupate, però controllate la vostra mail perché insomma l'abbiamo inviata e la rinvieremo nuovamente. Perfetto, grazie. Vado a scorrere se ci sono ulteriori domande che magari mi sono persa. No, ok, quindi, no, ecco, ne è appena arrivata un'altra. Se ci si abbona alla Nata 24-25, si accede sempre con l'account e la password del scorso anno? Certo, perché l'utente del sito è l'utente vostro, quindi non è legato ad una scadenza temporale, ma è diciamo una registrazione che voi fate sul nostro sito e quindi rimane attiva, insomma, vita naturale durante, insomma, se mai ci sono problemi di accesso potete sempre fare un recupera password o comunque scriverci a info@londonteach.it. Vedo tra l'altro che sono già iniziati anche gli abbonamenti del nuovo anno, siamo stati già convincenti in questa prima parte di presentazione, quindi grazie davvero. Per chi ci conosce oggi per la prima volta, ribadiamo la possibilità di abbonarvi a più pacchetti insieme per avere anche un po' di sconto sugli stessi, quindi approfittatene perché ne vale davvero la pena. Non ci sono ulteriori domande, quindi io inizierei con i ringraziamenti delle autrici che scusate, stavo leggendo un'altra domanda. L'abbonamento si fa tramite sito? Sì, tutto online sul nostro sito c'è proprio a menu la dicitura abbonamenti. Lì troverete proprio l'elenco di tutti gli abbonamenti che sono stati presentati da Valentina Morlino quest'oggi e potrete poi partire con diciamo, l'acquisto, quindi con le tre modalità di pagamento che ricordo essere carta del docente, PayPal e bonifico bancario. Ovviamente lo specifico, dato che siamo sul tema. Il pagamento con carta docente e PayPal dà un accesso immediato alle riviste, a tutte quante i materiali. Il bonifico bancario dovremo attendere di ricevere il bonifico per poi darvi diciamo, la conferma di acquisto ordine, quindi poi accedere alle risorse. Ritorno quindi ai ringraziamenti, quindi grazie alle nostre autrici. Melinda e Miriam che sono state qui con noi oggi, che scoprirete insomma nelle prossime appuntamenti, quindi grazie davvero per essere state qui con noi. E vedo un'altra domanda in corner proprio, esistono testi di recita in inglese? Testi di recite in Di inglese? recita. No, non esistono testi di recite, però ci sono delle attività rivolte proprio al role playing, quindi sono spiegati come per esempio utilizzare, mi viene in mente, alcuni video di Valentina and Friends per role playing o anche attività legate a alcuni lesson plan o storytelling particolare in cui è consigliabile il role playing proprio per favorire la memorizzazione dei vocabolary attraverso appunto l'impersonificazione di un determinato personaggio, eccetera. Non ci sono dei copioni, ecco, in inglese, non ancora, però questa è un'ottima idea, in futuro ci possiamo tranquillamente lavorare. Abbiamo anche raccolto una Nuovi proposta che, come sempre, insomma, si cerca di venire incontro ovviamente alle vostre esigenze. Allora, grazie a tutti coloro che ci hanno seguito, grazie a chi ci segue su Zoom, chi ci segue su Facebook e chi ovviamente seguirà questa registrazione. Alla prossima, ancora un buon agosto e ci vediamo presto a settembre. Buona giornata a tutti. Ciao a tutti!